Masters, i dominatori dell'universo. He-Man, He-Man. Masters of the Universe. I dominatori dell'universo. Ciao Nigi amici, buonasera. Oggi parliamo di una cosa un po' diversa, parliamo dei Masters of the Universe, cioè dei dominatori dell'universo, ma li vediamo in forma cartacea. Questi qua sono i libri, anzi i libriccini, della Lady Bird, una editrice inglese che tra il 1983 e il 1986 pubblicò 11 libri in tutto dedicati ai Masters. Ce n'erano 9 fatti in questa maniera, cioè delle storie, diciamo, fatte in questo modo qua, vedete, con illustrazione e testi. 8 erano storie uniche, il 9° era un insieme di storie più brevi. Poi c'era un 10° libro, che io purtroppo non ho da farvi vedere, ma dopo vi farò vedere delle immagini, che era una sorta di libro game. Ed infine ce n'era un 11°, che era forse destinato a un pubblico di bambini più piccolini, perché erano solo illustrazioni senza testi. Diciamo quelli monografici, quelli con una storia intera, io li ho quasi tutti, come vedete sono 7 su 8, mi spiace di non avere l'ottavo qui da farvi vedere. Intanto però vi faccio vedere questi, cominciando dal primo, che è questo qui, A Trap for He-Man. Dunque, questi libri sono arrivati in Italia, c'è la pubblicità su Topolino, cioè c'era, io me la ricordo benissimo, ho anche qualche Topolino qui in casa dove ho visto le pubblicità di questi libri tradotti in italiano, quindi in Italia sono arrivati, perlomeno almeno 8 sono arrivati, perché mi ricordo che ne venivano mostrati 8, gli altri non lo so, non ve lo posso assicurare. Se non li conoscete e se non li avete, credetemi, valgono i soldi spesi. Tra l'altro costano davvero poco, se voi guardate su banalmente eBay Inghilterra li troverete a 3-4 euro l'uno, 5 esagerando, quindi veramente poco. Considerato poi che sono libricini piccoli e piuttosto solidi, è facile trovarli in ottime condizioni. Come vedete, questi che ho io sono tenuti molto bene, li ho pagati una cavolata. E se siete fan dei Masters, meritano, davvero meritano. E ora vediamo perché. Dunque, questo qui è il primo che è uscito, nell'83. Allora, come vedete, abbiamo subito questa bella illustrazione che ci mostra quanto il mondo di Eternia sia pericoloso e variopinto. Vedete, abbiamo un po' tutti gli scenari. Qui possiamo riconoscere la cittadella e qui il castello di Grayskull. Qui c'è Orco, questo credo che sia il palazzo di Eternia. Allora, lo stile intanto di disegno di questi libri era sempre il medesimo, quindi c'era una continuità grafica, questa è una bella cosa, perché così queste storie mantenevano una certa coerenza, quantomeno grafica, non c'erano grandi variazioni, quindi Skeletor era fatto in questo modo qui, Tila, He-Man, Sorceress, eccetera eccetera. Tra l'altro la cosa bella è che la Lady Bird era stata capace di mescolare molto bene le atmosfere e gli elementi dei primi mini comics di Alcala, quindi c'era per esempio il cavallo di Tila, il destriero di Tila, piuttosto che alcuni elementi Filmation come appunto Orco, il palazzo di Eternia, eccetera eccetera. In aggiunta a questo c'erano anche tantissimi mostri, tantissime ambientazioni nuove, tantissimi personaggi nuovi, razze differenti, cose che non si vedevano da nessuna parte, che andavano ad arricchire il già ricco mondo di Eternia, dei Masters, di Man e compagnia bella. Tra l'altro veniva data importanza anche ad alcuni personaggi che normalmente venivano lasciati un po' da parte. Poi si citavano ancora i poteri originali dei Masters, guardate qua per esempio Tila che usa il bastone di Ka per mandare un messaggio telepatico, perché se vi ricordate lei era la dea guerriera, quindi non era la capitana delle guardie del palazzo di Eternia, era una dea guerriera, aveva dei poteri magici legati anche al suo bastone. Vedete che qua di nuovo Tila usa i suoi poteri per chiamare in aiuto un narvalo che la salva, vedete, dalle grinfie di Merman. Vedete quanti mostri ci sono dappertutto, ogni singola pagina aveva un'illustrazione,
e potevamo vedere i personaggi per quello che erano. Beastman era il signore delle bestie, quindi lo vedevamo all'interno di una foresta, di una giungla. Vediamone un altro, ve li faccio vedere un po' tutti dentro, così vi faccio presente un po' le cose peculiari, le peculiarità di questi libri, le cose interessanti. Per esempio, una cosa che ci poteva piacere tanto da bambini era il poter vedere qualcosa che magari nei cartoni non riuscivamo a vedere o che non era proprio mai stato mostrato, era stato mostrato una volta quindi magari c'era sfuggito l'episodio o che non veniva proprio accennato. Per esempio, guardate qua, qui si vede Avion, che è la città di Stratos, dove vive Stratos, che ne è anche il sovrano. E questi sono gli Skelcons, questi sono diventati famosi perché sono stati realizzati anche in versione Classics, cioè Motuk, e sono i servi di Skeletor, vedete? Questa è un'idea, per esempio, della Ladybird, è una loro creazione, non è una cosa della Mattel, né di alcun mini comic, è nato proprio tra questi libri. Guardate Pantor che forte qua, e il trono di Skeletor. Ecco, questa per esempio invece è Delora, questa è la moglie di Stratos, che qui viene rappresentata con quest'abito azzurro, mentre nel cartone animato e nel fumetto, nei mini comics originali, è diversa. Altra cosa bella che io adoro, sinceramente, per me questi Ladybird sono fantastici, è che Man-at-Arms non ha i baffi, cioè questo è ancora Man-at-Arms, il gladiatore, fantastico. Poi qui si incontrano dei nani, vedete? C'è un po' di tutto, qui vengono messi, questi cosa sono? Troll. Ci sono molte creature fantasy classiche qui, diciamo, vengono inserite all'interno della storia. Per esempio, questi sono Gnoll. Beh, qui i nani li abbiamo già visti. Si vedono anche i veicoli. Vediamo cos'altro c'è. Ecco, poi si vedono anche dei bei dettagli. Guardate, per esempio, questo è il ponte della cittadella del serpente, che carino. La cittadella viene tra l'altro mostrata come nel giocattolo, non come nel cartone animato. Ecco, per chi come me non è molto affezionato al cartone, questi libri erano una manna dal cielo. Vediamo il prossimo. Castello di Grayskull sotto attacco. Vedete che gli Skelcons sono nuovamente presenti nella storia. Vedete che c'è una continuità, questa è una cosa molto molto bella. Vediamo di nuovo Tila e Stratos. Qui vediamo finalmente il castello. Addirittura guardate, qui vediamo che Merman ha dei seguaci, ha una sua armata. Abbiamo sempre visto Merman come signore degli oceani pericolosi e profondi di Eternia, ma senza capire bene in che modo dominasse questi oceani. Adesso vediamo che ha addirittura dei seguaci, dopo si vedono ancora. Ecco, guardate, in questo punto abbiamo Stratos che va da Man-at-Arms, che è al palazzo di Eternia, e qui ci sono questi Nerlings, queste sorte di gnometti verdi che, guardate, si occupano dei macchinari. Qui ci sono anche delle cose inventate. Vedete, sono molto colorati, molto ben rappresentati, non ci sono grossi difetti, nel senso lo stile grafico è piacevole, semplice, immediato, rappresenta molto bene i personaggi. Francamente trovo veramente triste, per quel che mi riguarda, non averli potuti leggere da bambino, perché ripeto, avevo visto le pubblicità su Topolino già da bambino, ma non li avevo trovati questi libri o non ero stato capace di cercarli a dovere. Peccato, peccato, mi sarebbe davvero piaciuto godermeli da piccolo, perché già da bambino io non amavo il cartone Filmation, quindi quello che mi piaceva erano i mini comics, i fumetti sul giornalino di Man e Team dell'avventura, quindi se non ho capito male erano fumetti disegnati in Germania, quelli erano belli, mi piacevano, ma soprattutto mi piacevano i fumetti dei Masters che venivano pubblicati sul giornalino più dalla Watanabe, che è un artista giapponese che però vive e lavora in Italia da molto tempo. Guardate qua, c'è questa scena un po' particolare, abbiamo Re e Regina che si muovono su questo battello lussuoso per andare sul loro yacht eterniano. Questa è una cosa davvero simpatica, forse un po' stramba, ma comunque simpatica. Ecco, qui vediamo, come dicevo, di nuovo i servitori di Merman, guardate che forti. Davvero carina questa cosa.
vedete che la trasformazione di He-Man era presente. Qui abbiamo il Talon Fighter, guardate che roba. Qua vediamo il Rotom che parte all'azione, grandissima figata, proprio come nel giocattolo, è uguale uguale. Guardate, qui la cittadella era stata un po' interpretata mescolando un po', diciamo, cartone animato e giocattolo. Guardate che forte, davvero carina come immagine. Ecco, forse sono stati i più bravi a, diciamo, creare un equilibrio tra tutte le caratteristiche dei Master, tutti gli elementi, gli stili, diciamo la continuity. Forse è veramente il migliore equilibrio tra tutte le cose. Vediamo di Iron Master. Niente, qui ci sono degli uomini bestia che seguono gli ordini di Beastman. Di nuovo gli Skelcons, avete visto? Qui c'è una specie di robot, qui vediamo anche Ramman, guardate che forte. Qui il nemico principale è questo robot. Vedete che c'è il cavallo di Tila, qui c'è il Battle Ram. Ecco, sono sicuro che questa scenetta qui l'avete riconosciuta. Vediamo il prossimo. Allora, questo doveva essere uno di quelli un filo più recenti, credo sì, dell'86, perché vedete, si vede già l'Orda Infernale qua. Di nuovo la cittadella. Guardate l'Orda Infernale, che forte. Ecco, peccato che non siano andati avanti oltre l'86, perché insomma, che non abbiano anche fatto più libri, perché si poteva sicuramente fare tanto di più. Qui c'è i villain. Vediamo chi c'è ancora. Cosa si vede? Mostri. Ah, qui c'è un mostrone gigante. Guardate le guardie di Eternia, che forti. Queste cose qua sono state poi riprese anche nei Motuk. Questi sono orchi. Ve l'ho detto, c'erano molte cose fantasy all'interno dei libri. E boh, con questo ho terminato. Li abbiamo visti tutti e sette. Ora vi faccio dare uno sguardino a quello che era l'ottavo libro, il libro game, il libro illustrato, eccetera eccetera. Guardate un po'. Dunque, vedete, questo libro si chiamava semplicemente He-Man and Masters of the Universe. Questo non riesco a trovarlo, ho provato a cercarlo su eBay, deve essere il più raro. Comunque c'erano dentro 6 storie diverse. Dopodiché c'era He-Man e l'asteroide del fato, Asteroid of Doom. Questo qui è l'unico che mi manca di quelli normali, questo era un titolo unico, diciamo, una storia unica. Anche di questo vi mostro un paio di immagini. Quest'altro invece, vedete, era il libro game, chiamiamolo così. Vedete che comunque mantiene il medesimo stile, ci sono gli Skelcons, eccetera eccetera. Qui addirittura vediamo alcuni personaggi che finora non avevamo ancora intravisto, tipo Bazoff. E poi l'ultimo libro è il Freeze, l'Action Freeze, cioè solo illustrazioni, vedete? Oh ragazzi, ho finito, spero che questa recensione vi sia piaciuta, cerco sempre di fare cose nuove e potenzialmente interessanti. Ci sono anche libri di Shira, di cui vi parlerò più avanti, ho visto che ci sono anche di Bravestar, ma credo che la Lady Bird abbia fatto davvero tante cose, mi informerò e vi farò sapere, eventualmente magari se non costano troppo potrei anche decidere di comprarli, perché sono veramente carini, mi piace molto questo stile di disegno. Boh, alla prossima, ciao!